Hello? No, pesce di fondo. Sama. Sama, prendi il raffio. Bisogna del raffio, Marcello. Non lo tiri fuori. Guadino o raffio? Eh? Oh! Molla. Che? Perché non va questo? Cos'è? Ci sei? No! E non va su, okay, dammi guadino. Piano, dai tempo, lascialo andare che ti arrivo. Devo montare il guadino, cazzo. Aspetta, lascialo andare. Sì, ho capito, ma se ti batte cosa sono cazzi? Via. Dov'è? È lì. Non vedo niente. No! Smollato. Certo. Bello. Il guadino non è fatto. Preferibile l'aria raffio, ma non va su. Non l'ho proprio messo, eh? Piano. Aspetta. Ecco. Bello. Cazzo. Molla, lo faccio io. Joder. Se si lancia magari qualcosa si ottiene. Senza lanciare non si ottiene un cazzo. No. Ah sì, si è già slamato, che bello. Si è slamato? Sì. Si è slamato da solo. Vabbè, si è rotto, eh. Beh, 3 chiletti. Un bei 3 chili, scherzo. E lo muoio. O moi, arto moi, vada via il culo. Lui sempre, guarda come è conciato, no? Da prendere i pesci nostri. Posso controllarla? Fuoro però. Bello cazzo, sì, per pesce, eh? Boh, metti la canna là, facciamo foto, vedi tutto qua. Bello. È il primo rilascio, il primo serra, grande Marcello, via! E voilà! Allora ragazzi, buongiorno, prima giornata di pesca qui alla Graziosa. Marcello ha bucato subito, abbiamo grosse difficoltà. La marea è tosta, veramente tosta, 2,2 metri, 2,3 metri d'onda. Trovare una punta dove si possa pescare decentemente, perché l'onda veramente è forte, il mare è impegnativo. Trovare una punta dove stare su e poter pescare tranquilli non è facile.
Marcello, adesso si è messo in un... abbiamo cambiato spot, abbiamo iniziato da una parte col Serra, però l'acqua era sporca, si stava alzando la marea, era molto scomodo. Adesso abbiamo trovato questa punta per il momento, lui sta provando di là, io e Don Manuel stiamo provando di qua e vediamo un po' cosa succede. L'importante è riuscire più o meno a pescare, riuscire a pescare decentemente. Qua sembrerebbe che si possa pescare decentemente al momento. È chiaro, dobbiamo capire anche gli spot, come si muove l'onda, capire i fondali, c'è tutto da provare, quindi siamo qui apposta. E per il momento è uscito il Serra, adesso vediamo un po' se esce dall'altro e... Bene, dai, vediamo un po' cosa succede in pesca. Scusa, eccola qua. Allora, ci mette su questo qua tutto maciullato. C'è alga, non c'è tanto fondo. Ma quello è il meno dei mali. Altro spot. Ma la marea mi sembra anche un po' più... o no? Sono più tranquilla. Più tranquilla. Qua è tutto asciutto, mi pare, no? E anche quella punta, anche quella zona lì non è malvagia andare. Aquella punta è... Cazzo, questo è un buco da cernia, eh. Qua è un buco da cernia. Questo buco da cernia. Qua lagarti. Là cernia. Il signor R.
cercato di tirare un po' verso, tira un po' verso sinistra, cercato di tirare di là per beccare un po' di profondità, vedere se poca roba, eh. Eccolo. Bello, bello, bello. Cazzo, bello, eh. Manu. Puntando le pietre il bastardo. Una sama. Sì. No, è grosso. Aspetta, fermo, 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 fermo. Ora. Aspetta, aspetta, non ci arrivi, te lo dirò su io. Vai, ora. Lì. Io. Cazzo. Bella lì. Ah, yeah. Che fatica, madonna, dai, poi. Quacca bestia si arranzava, uè. In caduta, eh? In caduta ha mangiato, vacca, porca madonna. In caduta ha mangiato, porca troia. Tanta roba. Bestia! Lancia! Dai, togliti sto pesce. Io metti giù sta affare qua, lancia. Se non lanci, non prendi. Gliel'ho detto anche stamattina, e lancia! Bella, bella! Porca troia, si arrangiava! Oh. Bella! Ragazzi, un gran bel pagro short jigging jig da 60 grammi SCS Zez assi singolo senza mo dietro spot, ve lo dico con franchezza, complicato oggi pescare perché c'è onda a 2 metri 2 metri 2 2 metri 3, stiamo cercando di trovare dei punti dove si possa pescare. Marcello ha fatto un bel serra stamattina, stiamo cambiando spot in continuazione, gran camminare. E stamattina cos'è che hai bucato te? Serra con? Serra con Omoi. Omoi? Art. Omoi della Art. Vino della Art. Uno dei primi, una delle prime punte che stavamo provando stamattina, perché veramente non è facile oggi pescare, dobbiamo trovare delle punte dove si possa stare su, qua siamo abbastanza alti, infatti a guadinare 5 metri al pelo, 5 metri al pelo, e
è una sorta di piccola conca dove il mare non è così incazzato, perché altri punti dove veramente abbiamo visto che era bello, però c'è un'onda assurda e anche rischioso pescare. E tutto sommato, per le difficoltà che stiamo trovando a livello di marea pesante, abbiamo già fatto belle cose. E adesso aspettiamo la cattura di Manuel. Dai! E andiamo avanti a pescare, dai. Destrossavo, super stanco, porca troia. Quanto camminare che mi ha fatto, mamma mia. Tanto camminare. Come te che stava con gli inghi a fondo? Detto, e l'acqua era... Provarono di loro. Sì, però il problema è che non è molta alga, aveva molta alga, un montone di alga. E non potevamo pescare con su agnello duro, come jerca, algo así, come rapala, lo... con il nido, toda, mucha... con mucha ceba, sacado para todo, ¿no? Mucha alga. El rebozo, eso sí. Ha cogido ahí, arrancado todo del fondo. Y el pejerrey, que grandito, que es. 2.5 kilos más o menos, 2.5 kilos. Y rosinegro grande. Rosinegro también, 2 kilitos algo. Sí.